Nell'episodio precedente, io stavo cercando un televisore da convertire in uno smart TV. C'era una volta un... Mivar, cazzo! Che entri il pacco! Il Mivar da 9 pollici. No! Si è schiantata la plastichina. Niente audio, niente video. Paura! Ma mai sp***o biodegradabile! Ole! Il WD-40. Oh! No! Ciao, bentornati nel bunker di MVV Blog e in questo episodio, come avete visto dall'intro, ritorno a parlare di questo piccolo televisore della Mivar. A differenza di quello che avete visto nell'intro, nell'altro episodio ero riuscito a farlo funzionare. Infatti il televisore funziona bene, produce delle immagini di discreta qualità, ma il mio intento era quello di trasformarlo in una smart TV per vederci Netflix, YouTube, Amazon Prime, però in bianco e nero. Cioè, capito, no? Voglio dire, siamo nel 2021. Ma purtroppo l'Android TV Box che ho comprato l'altra volta per una mia svista è andato letteralmente in fumo. Per forza fuma, l'ho attaccata a 12 volt. Quindi ne ho comprato un altro, ora mi è arrivato, cercherò di fare le cose con più attenzione e andiamo a vedere che c'è dentro a questa scatola. Shenzhen Hongsong Technology TTTV Box Android Player Modello. Su Amazon dicono che qui dentro c'è Android 11, però io qua giù ci vedo scritto X10, quindi... Intanto, per incominciare, sto coso è un po'... Arcomanese. E dentro la confezione ci troviamo sempre la solita roba, e telecomando, cavetti, vabbè, questa roba qui. Questo coso ci dovrebbe anche avere l'uscita video composito, ma succede che a volte su questi cosi l'uscita video è finta. Questa a livello hardware non è sicuramente finta, bisogna vedere se funziona. Funziona! L'uscita video composito e audio analogico funzionano, quindi ve lo faccio vedere direttamente da lì. Questa è come appare la schermata su un televisore normale e vedete che è tutta stirata in verticale, perché un televisore normale ovviamente è in 4 terzi, ma c'è un'impostazione ganzissima. Se si va su preferenze del dispositivo, display e audio, HDMI, qui c'è lo zoom e questo permette di strizzare l'immagine. Guardate che figata! Quindi si può adattare perfettamente a qualsiasi tipo di schermo. E quello che sicuramente volete sapere è se funziona Netflix e Prime Video. Netflix c'è già installato e funziona alla grande. Eccolo qui, ad esempio, questo qui è in 4 terzi. Ecco, questo può essere l'unico problema, perché vedere le cose in 4 terzi da Netflix significa vedere il 4 terzi infilato in un 16 noni infilato in un altro 4 terzi. E quindi purtroppo ci vengono le barre nere su tutti e quattro i lati. Ma vedremo dopo magari come risolvere anche questa faccenda. Mentre per i contenuti in 16 noni naturalmente non c'è nessun problema, al massimo ci vengono le bande nere sopra e sotto, ma non credo che si vedranno sul televisore. Prime Video anche funziona, eccolo qui. Oddio mio, no! No, no, no! Levalo, levalo! Spingi, spingi! Ah, come si fa? Non si spinge, non si spinge! Va bene, a questo punto il TV Box Android deve diventare parte integrante del televisore, quindi devo trovare il modo di collegarlo. Ora, l'altra volta ho lavorato senza schema elettrico, perché in rete veramente non si trova niente. Ma nel frattempo un'iscritta al canale che si chiama Mauro me l'ha mandato. Guardate che bellezza di service manual! Cioè, riportato tutto, anche tutti i possibili problemi e le possibili soluzioni. Ora, se vi ricordate, nell'episodio precedente c'era un condensatore che scaldava bestia. Ecco, qui sul manuale vedete che lo riporta da 50 volt, invece nel televisore ce n'era montato uno da 25 volt. Sì, però è uguale, perché poi io dopo l'ho cambiato e ce l'ho messo da 50 volt, da 100 volt e scaldavano uguale. L'ultimo che ci ho messo da 400 volt non scalda. Ma come mai quegli altri scaldavano lo stesso? Lo vorrei proprio sapere. Ciao Marco, ciao a tutti. Mi chiamo Pieraisa, mi occupo di elettronica e ho un canale che divulga appunto contenuti di elettronica. Marco mi ha coinvolto per dare un'occhiata allo schema elettrico di questo televisore Mivar. Andiamo subito al punto. Uno dei condensatori che ha dato problemi a Marco è questo C156, che si trova in serie sull'avvolgimento del trasformatore di riga. La sua funzione è quella di filtro. Infatti, per i segnali di deflessione orizzontale, che hanno una frequenza elevata di 15 kHz circa, questo condensatore è una bassissima impedenza. Significa che il segnale di deflessione orizzontale vede praticamente la massa.
Per le basse frequenze invece è un blocco e quindi è molto sollecitato perché ha sia la componente continua che alternata. Riconosciamo infatti qua il tipo di segnale che è presente su questo nodo, che è il segnale di sincronismo orizzontale. Quindi Marco, ti consiglio di sostituire questo condensatore con un condensatore con una tensione di lavoro decisamente superiore, aumenterai l'affidabilità. E con questo vi saluto, Marco, resta sano. Ciao! Ecco, ora sì che è tutto chiaro. Comunque una cosa è sicuramente chiara, per entrare in questo televisore con un segnale bisogna passare dall'antenna. Non posso creare tanto semplicemente un ingresso video composito e quindi serve un modulatore d'antenna come questo. Telefibre, qualità costante nel tempo. Però non voglio utilizzare proprio questo qui perché mi serve per altre cose, quindi ora vado a vedere se ne trovo uno dentro a qualche vecchio videoregistratore. Ok, lo posso prendere da questo vecchio video 8 della Sony che ho già utilizzato come pezzi di ricambio per il mio video 8 della Pioneer in questo vecchio video. Eccolo qui il modulatore con l'ingresso e con l'uscita, e dovrebbe essere un unico blocco da poter estrarre. Quindi tolgo il coperchio e il modulatore dovrebbe essere sotto a questa scheda. Allora alzo la scheda cercando di non rompere nulla. Il modulatore eccolo qui ed è collegato con un flat cable, quindi si può staccare e togliere tranquillamente. Vediamo, togliendo la vitina che lo tiene fermo qui, e c'è questa grappettina qua che però non viene via. Va smontato tutto anche sotto. Ok, vediamo con calma di aprire anche questa scheda e non ci si arriva ancora. Va levata anche questa. L'unico modo è tirarla indietro questa, perché questa non si toglie mica. Penso di potercela fare. Eccolo qua. Tolto il fermaglio. Ecco il modulatore. Oh, eccolo qui. Ora devo andare a vedere le tensioni che ci sono qui sul connettore. Per questo non è un problema, perché anche se non funziona, il videoregistratore si accende. I primi tre sono l'audio, la massa e il video. E poi vediamo. Qui ci sono 12 volt e mezzo. Questa dovrebbe essere la massa, 0 volt. 12 volt e mezzo e la massa. Quindi questo qui oltretutto funziona anche a 12 volt, come il televisore. Quindi è perfetto. Ok, ho recuperato anche il modulatore. Per fortuna funziona a 12 volt, così non dovrò usare nessun DC-DC converter per collegarlo dentro il televisore. Ora vediamo come posso fare. Allora funziona, però ho aggiunto una resistenza da 75 ohm sull'ingresso video, ho regolato la sensibilità dell'ingresso e vedete che le immagini sono perfettamente pulite, nonostante che il segnale entri in radiofrequenza dentro il televisore. E di solito non è così. Comunque ho saldato il modulatore direttamente sullo stadio ricevitore del televisore e l'ho collegato con il cavo dell'antenna interna del televisore, che poi passerò all'esterno come era in origine. Allora ho tolto tutte le vitine dall'Android Box e questo si apre veramente in modo semplice. Non ci sono gancini, non c'è niente, basta sfilarlo da dentro. L'unica cosa è che qui c'è l'antenna Bluetooth che è incollata qua sopra, quindi bisogna stare un po' attenti. A voler modificare esteticamente il televisore si potrebbe infilare per esempio questo display sul davanti, però io non lo voglio modificare, quindi lo lascerò qui dov'è. Invece mi serve di portare il sensore dell'infrarossi davanti sul televisore e vi farò vedere poi dopo dove lo infilo. Quindi devo staccare questo cosino di qui, metterci un cavetto, poi non farò altre modifiche perché utilizzerò direttamente i connettori che ci sono qui dietro. Ora, giusto per curiosità, questo è come si presenta il circuito interno del TV Box Android. Ci sono 4 chip della RAM, il controller del display esterno e la data riporta 2020-11-03. Dall'altro lato ci sono altri 4 chip di memoria, la CPU con sopra appiccicato un radiatore passivo, il ricevitore trasmettitore Bluetooth Wi-Fi e una manciata di altri controller per le periferiche esterne. Allora, ho portato all'esterno il sensore infrarossi del telecomando. Ora, qui sopra io pensavo di aprirlo. Questo è solo appiccicato. Ecco qua. In questo modo la CPU si raffredderà meglio. Ora, è brutto, ma tanto poi non lo vede più nessuno. E qui sopra ci attacco il DC-DC converter per ottenere 5 volt che mi servono per far funzionare l'Android TV Box. Ed ecco qui il DC-DC converter installato. Ora speriamo di non far bis e folgorà anche quest'altro Android TV Box.
Olè, funziona! Funziona, a parte che anche l'altra volta ha funzionato e poi si è rotto perché ho fatto un cortocircuito tra l'uscita audio e i più 12 volt qui. Non lo so come ho fatto, ma io comunque riesco a fare anche queste cose, non ho problemi, ecco, voglio dire. Vediamo se funziona il telecomando. Sì, che funziona anche il telecomando, ma vieni così. Ecco, e ora lo devo infilare nel televisore. A questo punto il piano sarebbe di prendere questo coso qui e infilarlo qua sotto. In qualche modo qua giù ci dovrebbe entrare, fidatevi che c'entra. Intanto tolgo di mezzo questo qui, poi faccio uscire questo e quindi dovrei poter infilare questo coso qua sotto. Dovrebbe entrare preciso preciso qui. Lo sapevo. Cosa avevo detto? Fidatevi che c'entra? Non fidatevi, non c'entra! Se hai un amico di cui fidarti, non ti fidare. Ma se ti fidi ciecamente, allora diffida. Cioè, ho fatto un troiaio, via. Così non ce lo posso mettere. Ma anche se lo giro da questa parte di qua, non va bene lo stesso perché qui ci sono le porte USB e io ho bisogno di collegarle in esterno, quindi non va bene neanche così. E in questi casi c'è poco da fare, bisogna risbudellare tutto e rifare tutto da capo. E di già era venuto un troiaio prima, sicché ora vedrai un troiaio ancora di più. Ok, ci siamo, proviamo ora. Entra perfettamente al millimetro. Mi rimane solo da posizionare il sensore del telecomando. E pensavo di infilarlo dentro la griglia dell'altoparlante. Quindi questo va messo qui così. E questo dovrebbe andare qua, in modo da essere illuminato dagli infrarossi da davanti alla griglia dell'altoparlante. Che non è una cosa esattamente semplicissima da fare, perché dovrebbe rimanere più o meno così. Devo togliere un pezzettino di plastica in modo che poi il filo non sbatta contro l'altoparlante. Poi ci incollo il filo con la colla a caldo in modo che rimanga fermo qui in posizione. E poi ci rimonto sopra l'altoparlante. Per chi fosse curioso, la Mivar di solito utilizzava dei cinescopi della Philips, ma qui il cinescopio è marcato Orion. È un cinescopio costruito in Corea e a quel tempo è stato scelto perché ovviamente sapevano che oggi io ci avrei guardato le Blackpink, che sono coreane. Allora, il telecomando funziona, da lontano, da vicino, tutte le angolazioni, non ci sono problemi. Ho rimontato tutto e ho bloccato l'Android TV Box in modo che non si possa muovere. Non è proprio il lavoro più pulito della terra, perché ci sono tutti sti fili in giro, ma d'altra parte il televisore dentro è fatto così. L'uscita audio-video è qui ed è collegata con il modulatore che è fermato direttamente sul ricevitore. Mi è rimasto solo da collegare l'alimentazione a 12 volt sul connettore d'ingresso di 12 volt del televisore e poi sono pronto per vedere se funziona. Bene, l'alimentazione è collegata, ho collegato tutto e ora proviamo. 3, 2, 1... Oh, non è esploso, è già qualcosa. Si vede, pieno di disturbi, ma si vede. Maremma santa. Funziona, ma l'immagine è super disturbata. Ora non so però se dipende da questo cavo qui che sto usando, ma secondo me sono interferenze generate proprio dal TV Box, maremma di... Assassina non funzionerà mai. Ma se l'alimentazione a 5 volt la prendo esternamente, questo coso funziona. Ovvero in questo momento il televisore è alimentato da questo alimentatore qui e il TV Box Android qui dentro è alimentato da questo alimentatore qui. Quindi è il DC-DC converter che fa casino. È chiaro che l'LM2596 che è montato su questo DC-DC converter non ce la fa a fornire la corrente necessaria al TV Box. Quindi teoricamente potrei utilizzare un DC-DC converter più grosso come questo qui che fornisce 12A, oppure posso provare a costruirne uno io con 27805. Allora, l'Android TV Box assorbe sicuramente più di 1A, circa 1,5A, quindi il 7805 è tirato proprio al massimo e ho deciso di metterne due in parallelo, in modo da avere un pochino più di margine, comunque passare da 12V a 5V non è proprio una passeggiata se l'assorbimento è così alto, perché i due 7805 dovranno dissipare parecchio calore. Comunque per costruire questo stabilizzatore ho usato lo schema che vedete, che lo trovate in ogni dove su internet, e ora vediamo se funziona. Ok, si è acceso, quindi non ho sbagliato a collegare niente, già questo è bene. E in uscita ci sono 5 volt, dai! Ora ci collego qualcosa e lo provo. Allora, funzionare funziona. Il problema è uno solo, che già con questo qui collegato, che assorbe soltanto tipo 0,5A, su questo coso qui non ci si tiene le mani sopra. Io dico sarà a 100 gradi. Questo di sicuro non scalda, è sovradimensionato, quindi non ci sono problemi, però emette qualcosa nella radiofrequenza che un pelino rompe ancora le scatole al tuner. Questo di sicuro in radiofrequenza non emette niente. Boh, non lo so.
Alla fine ho deciso di installare il DC-DC Converter, quello sovradimensionato, e sinceramente funziona, quindi, ma chi se ne frega. Ok, ci siamo, ora devo solo prendere il coperchio, rimetterlo al suo posto e collegare anche la presa USB, vi faccio vedere dove l'ho messa. Non ho voluto modificare in nessuna maniera l'aspetto estetico del televisore, anche perché voglio poter rimettere tutto a posto come era in origine. Quindi, dove ho infilato la porta USB? La porta USB è qui, così non ho dovuto fare nessun foro da nessuna parte. Il cavo dell'antenna invece lo rimetto proprio come era in origine, bloccato con queste piccole clip che ci sono qui sulla plastica del coperchio, e questo qui andrà ad infilarsi nel modulatore. Ora fare una ripresa qui dentro è un po' problematico, ma vediamo se ci riesco. Come vedete il DC-DC converter l'ho bloccato qui su un lato, l'Android TV Box invece lì sotto, e rimane infilato perfettamente sotto il cassetto del tuner. Il modulatore di antenna, vi ho fatto vedere prima, l'ho saldato sul tuner direttamente, e i cavi che escano da qua vanno a prendere l'alimentazione qui sul circuito e vanno a prendere i segnali sull'Android TV Box da questo lato qui. Ora con molta attenzione vado a rimettere a posto tutto il circuito elettronico, che si incastra qui così. I cavi del cassettino sono liberi di andare dove gli pare. E ora qui devo infilare questo cavo nella presa USB. Ah, ok. No, è al contrario. Yeah. Olè, collegato! E ora prima di chiudere tutto devo dare un'occhiata qui al gioco magnetico se è nella posizione giusta, altrimenti l'immagine sullo schermo si ruota. Se muovo il gioco vedete che l'immagine ruota. Con questa dovrei... No! Si è girato tutto! Maremma maiala! Ritorna dove eri. Qui si rischia, eh? È un po' più alta quassù che qui. Questa... Ah! Come brucia! Questa deve andare giù, no su, porco cane! L'ho riportata tanto su. Ecco, con questa la mando giù. Questo va su e giù. Su, giù, su, giù. Così mi sembra abbastanza centrato. Ok, va bene. Oh, vediamo di chiuderlo. Devo stare attento a tutti i cavetti che ci sono qui. Non ci riesco, come mai? Quasi, quasi. No, Dio sì, non ci riuscirò mai. Una provatina al volo, vediamo cosa succede, eh? Si è acceso? Si è acceso! Telecomando funziona! Perfetto, De! E devi si può spengere e riaccende. Ah, che figata! E beh, questa volta ce l'ho fatta a trasformare un vecchio televisore veramente in uno smart TV. Ora vi faccio vedere come funziona. Intanto per iniziare, qui dietro è rimasto tutto originale, compreso l'attacco dell'antenna che si può scollegare e collegarci qualsiasi altra cosa. Inoltre il televisore funziona 12 volte con il suo alimentatore perché mi sento più sicuro così. E questa è la schermata principale che appare quando si accende il televisore Mivar to the Future. E ora questo televisore ha anche il telecomando e ci si può vedere Netflix. E funziona esattamente come su qualsiasi altro smart TV, tranne che in bianco e nero. E naturalmente l'audio si sente dal suo altoparlante originale. Ma ora questo televisore è anche Bluetooth, quindi ci si possono collegare anche le cuffie esterne. Vediamo qualcosa di allegro, vai. E poi c'è anche Prime Video. E anche questo funziona come su una smart TV normale. Se hai un amico di cui fidarti, non ti fidare. Ma se ti fidi ciecamente, allora diffida. Ah no, cioè, se hai un amico cieco... Beh, comunque, il mio vecchio, credimi, la sapeva lunga. E fino ad ora vi ho fatto vedere roba in 16 noni, ma funziona anche il 4 terzi. Ho risolto con questo programma che si chiama MX Player. Normalmente i video in 4 terzi si vedrebbero così, schiacciati, ma questo programma è in grado di allargarli a tutto schermo. Un'altra cosa fighissima che si può fare è utilizzare questo televisore come secondo monitor del computer tramite il Wi-Fi, utilizzando Space Desk, che è un'applicazione che ho già fatto vedere in un video, che si installa sia su Android sia sul PC. Praticamente basta un click per trasformare il televisore nel secondo monitor di questo computer. Guardate, ora prendo questo e lo metto di qua. E lo posso mandare anche a tutto schermo. E questo funziona tramite il Wi-Fi. Ora, se questo non è abbastanza figo, lo possiamo trasformare in un Commodore 64. Print, spazio... No, sbagliato. No, troppo! Yeah. Che poi non posso mica scrivere con la tastiera. Mi tocca scrivere DV. 10, print, a 20, goto... No, soto. Ma cosa soto? 10. Run, run, bisogna scrivere run. Run. Ma come cacchio funziona questo coso? Non va... Oh, senti, vaffanculo. Ora vi starete chiedendo, ma che cavolo significa aver fatto una roba del genere? Diciamo che l'ho fatta per collegare qualcosa del passato al futuro attraverso il presente, perché comunque è importante sapere da dove si viene
per che, ma non è vero una sega, l'ho fatto perché mi garba e basta, non c'è un motivo valido, l'ho fatto perché è ganzo. Se ci volete provare anche voi, trovate qui nella descrizione del video tutti i materiali necessari, tranne il televisore, per poter fare una roba del genere, magari meglio con un televisore a colori, in bianco e nero, insomma, proprio ode. Volevo anche ringraziare Pier Aisa per essersi infilato dentro a questo video per spiegarci delle cose, e mi raccomando, andate a vedere il suo canale che si chiama appunto Pier Aisa. Comunque, questo video finisce qui, io vi ringrazio di averlo visto, spero che vi siate divertiti e mi raccomando... I like trains. No, 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 no! Blah, blah, blah.